Presidente Bush è in visita in un villaggio qui accanto. Grandi difficoltà a livello politico e diplomatico. Ciò che importa veramente è aiutare i somali a ritrovare democrazia e sviluppo. I militari italiani hanno ricostruito Johar, la scuola e l'ospedale. Gli italiani lasciano una città divisa in due, disperata, allo sbando. Orrore e morte nelle immagini da Mogadiscio. Vuole avere una parte nella ricostruzione del paese, una parte politica da leader. Marzo 1994 a Mogadiscio vengono uccisi la giornalista del TG3 Ilaria Alpi e il suo operatore Milan Rovati. La morte di Ilaria Alpi è avvenuta in una Somalia devastata dalla guerra civile, è un giallo internazionale di cui si fa fatica a venire a capo. E noi allora vogliamo oggi raccontarvi questa storia, la storia di Ilaria Alpi, di Milan Rovatin, la storia del loro omicidio, la storia di un'inchiesta che ha portato a quella che qualcuno ha definito le verità parallele. Noi le dicevamo tante volte, fatti vedere così vediamo come stai. E lei ci diceva, la televisione non è fatta per me, per quelli che io intervisto, delle cose di cui io parlo. E poi questo, voglio ricordarlo perché era un suo problema fondamentale, questo suo grande rispetto per le culture diverse. Il suo sforzo era di capire. Avevamo saputo che Ilaria era a Mogadiscio e per noi voleva dire tranquillità, la sapevamo amata, conosciuta, perciò eravamo tranquilli, infatti non sentimmo il servizio alla televisione. Buonasera, edizione straordinaria per una notizia tragica che colpisce tutti noi della RAI, in particolar modo noi del TG3, una nostra collega, una nostra amica, Ilaria Alpi, è stata uccisa pochi minuti fa, non più di un'ora fa, a Mogadiscio. Insieme a lei è stato ucciso un altro collega, un altro nostro collega e un altro nostro caro amico, Miran Krovatin. Avevo parlato con Ilaria,
un'ora e mezzo fa, non di più, al telefono satellitare. Ilaria era partita per Mogadiscio 5 giorni fa e poi era rimasta bloccata con il suo operatore in un paese a nord della Somalia, e da lì aveva impiegato 2 giorni per arrivare nella capitale somala. A dare la notizia sarebbe stato Giancarlo Marocchino, che è un autotrasportatore italiano che vive a Mogadiscio da 10 anni. E ci hanno dato un agguato, ci hanno sparato, li hanno proprio mitragliati. Hanno ferito 2 della scorta e l'autista, diciamo, non è stato ferito, e loro hanno preso 3-4 colpi nella testa. Io ero a casa di Giancarlo Marocchino, che è uno degli ultimi italiani che è rimasto a Mogadiscio, e improvvisamente ha cominciato a urlare nella radio, si sentiva questa radio craccante: Gabriella, Gabriella, Giovanni, aiuto, aiuto. E ha detto: noi abbiamo capito, arrestato 2 giornalisti italiani. Quindi siamo immediatamente scattati in piedi, siamo precipitati verso la radio, abbiamo afferrato il microfono, abbiamo cercato di capire meglio cosa succedeva. E invece lui ha cominciato a dire: hanno ammazzato Ilaria. Siamo montati sulla macchina e casa di Giancarlo è molto vicina alla Mana. Quando siamo arrivati era terrificante, perché stavano togliendo il corpo di Ilaria dalla macchina. Non c'era più niente da fare. E lei ha in mano praticamente le cose che avevano loro? Queste sono le 3 cose che avevano. Allora, non è stata una rapina, è solo stato così. Si vede che sono andati in certi posti che non dovevano andare. Si sono avvicinati e li hanno freddati con la tecnica da mafiosi. Secondo me si tratta di movimenti fondamentalisti. Si trattava chiaramente di un attacco diretto ad uccidere, quindi un attacco che può essere ritenuto di matrice politica. Anche se nulla porta a ritenere che sia stato un attacco diretto contro 2 cittadini italiani, o ancora di più contro 2 giornalisti. Come sono stati uccisi Ilaria Alpi e Milan Rovati? Perché sono stati uccisi? Sono stati vittime del caso oppure di un'esecuzione a freddo, premeditata? E se si è trattato di una esecuzione, chi ha voluto la loro morte? E ancora, con quali armi sono stati uccisi? Hanno sparato con un'arma, qui la chiamano domiciaro, un'arma russa, che quest'arma qua spara 3 chilometri. E loro ci hanno sparato da 10, da 20 metri, da quando hanno sparato, puoi capire. Quell'arma lì spara 3 chilometri, poteva ammazzarne 30 persone. Se c'erano 30 persone in fila, li ammazzava tutti e 30. Sicuramente non è stato un omicidio casuale, come da molte parti viene detto, per cui non può essere né una fatalità né un caso, ed è un omicidio premeditato. Secondo me, magari una parolaccia, ma io dico, con la testa di cazzo di quel ragazzo che sparava per primo, lei poteva essere ancora in vita, perché lei, secondo me, la rapivano, secondo la mia opinione. E poi magari, se anche la rapivano, poi non era morta. Il disgrazio di Ilaria è successo dall'aeroporto di Mogadiscio fino al suo albergo. Bisogna cercare dall'aeroporto all'albergo. Ci saranno complici italiani, te lo dico io. Ilaria e Miran rientrano a Mogadiscio la mattina del 20 marzo con un giorno di ritardo sul previsto. Quasi tutti i giornalisti italiani hanno già lasciato la città. Dall'hotel Saafi, dove alloggia a Mogadiscio Sud, Ilaria chiama i genitori. Quando lei rientrò a Mogadiscio, questa l'ora la posso dire con sicurezza perché ho guardato in quel momento l'orologio, erano le 12:30 italiane, naturalmente. Sì. Lei mi chiamò e mi disse che era da poco arrivata da Bosaso, e io le ho chiesto quando sarebbe rientrata. Dico: so che il contingente rientra tra il 20 e il 21, e lei mi ha detto che se la RAI le avesse dato l'ok, sarebbe rimasta alcuni giorni dopo la partenza del contingente italiano. E io allora le dissi: Ilaria, ma non... io desidererei che tu tornassi prima, se no vorrei rimanere per vedere
che cosa succede in questo paese dopo la partenza del nostro contingente. La vidi al Safi Hotel. Mi disse che era tornata da Bosaso e che sarebbe andata a Mogadiscio Nord per incontrare il capo dell'ANSA, Remigio Benny. Io le dissi che il signor Benny non era a Mogadiscio Nord, che era a Nairobi. Ilaria decide ugualmente di recarsi all'hotel Amana a Mogadiscio Nord, dove alloggia il collega dell'ANSA, Remigio Benny. Prima di uscire chiama il TG3 e preannuncia per la sera l'invio di un ottimo servizio. Poi con Miran, l'autista e la scorta si avviano verso la Greenland, la terra di nessuno, il confine che divide Mogadiscio Nord da Mogadiscio Sud, 2 chilometri deserti per separare le due parti in conflitto. Arrivati davanti alla Mana, Ilaria e Miran entrano a piedi nel giardino. L'autista, dopo una conversione a U, va a parcheggiare dalla parte opposta della strada, proprio davanti ad una Land Rover blu con la targa di Dubai con 7 uomini a bordo. Uno ha la divisa da poliziotto. Alla Mana confermano che Benny è partito. Ilaria e Miran escono e attraversano la strada. Ilaria, per salire sulla propria auto, gira proprio intorno alla Land Rover. Miran si siede accanto all'autista che riparte. Sono quasi giunti ad un incrocio, quando la Land Rover li sorpassa e sbarra loro la strada. L'autista fa retromarcia per circa 80 metri, ma si ferma contro un muro. Partono i colpi. Da questo momento, ogni testimonianza si fa confusa, come quella del portiere della Mana, che ha osservato tutto dalla terrazza. Hanno sparato dalla macchina. Hanno sparato alla macchina. Erano inseguiti da 2 macchine, una Land Rover e una berlina bianca. Nel corso dell'intervista della TV svizzera, poco dopo l'agguato, la guardia del corpo aveva affermato di avere sparato non appena la macchina era stata bloccata. Poi ha cambiato versione raccontando di aver risposto ai colpi degli assalitori e di essere fuggito via quando il fucile, dopo una decina di colpi, si è inceppato. Anche l'autista è illeso. A Mogadiscio, di fronte all'hotel Amana, è il caos, ma Ilaria Alpi, sebbene gravemente ferita, è ancora viva. Mentre si raccolgono le prime testimonianze che parlano di una vera e propria esecuzione, un imprenditore italiano che vive in Somalia si attiva subito per tentare di soccorrerla. Il suo nome è Giancarlo Marocchino. È stata una giornata atroce. Ho corso la radio, ho avvisato i militari, perché eravamo in contatto radio. Comunque ho avvisato i militari dicendo: guarda che è successo questo incidente, cosa devo fare? Loro mi hanno detto: carica sulla tua macchina e portala all'aeroporto. Io ho rifiutato di portarla all'aeroporto perché ho detto: prima cosa era molto lontano, poi se io arrivavo all'aeroporto, diciamo centrale, con tutti gli americani che erano lì, c'erano dei problemi. Mi vedevano arrivare all'aeroporto con la macchina di corsa, con una scorta, con la mia scorta, cosa l'altra, a 800 metri mi cominciavano a sparare. E poi andare all'aeroporto era attraversare di nuovo la città. Così io ci ho detto: guarda, io li carico e li porto al porto vecchio, che era neanche 800 metri da dove è successo il fatto. E voi mandatemi in elicottero. Dopo pochi minuti è arrivato questo elicottero che si era alzato dalla Garibaldi, credo, dalla nave Garibaldi, e atterrato proprio vicino alla macchina. È sceso un dottore militare e io ho detto: guardi che mi sembra ancora che è ancora in vita. Quando ci ha messo la maschera, dopo un po' di fatti, questa maschera ha fatto 2 o 3 volte, che poi dopo... Le salme dei 2 giornalisti vengono trasportate sulla nave Garibaldi e ricomposte. In serata vengono riportate all'aeroporto di Mogadiscio. Giovanni Porzio di Panorama e Gabriella Simoni di Studio Aperto hanno portato sulla Garibaldi anche gli effetti personali di Ilaria e Miran, raccolti all'hotel Saafi. 12 colli vengono sigillati, l'elenco comprende anche il cavalletto della telecamera, 2 borse con gli effetti personali e 2 buste contenenti valori e documenti. Nel bagaglio ci sono anche 5 block notes e un taccuino di appunti di Ilaria. Il materiale filmato da Miran viene visionato immediatamente. I block notes sono esaminati alla ricerca di qualche indizio, ma ai genitori di Ilaria sono pervenuti solo 2 block notes, racchiusi in un bagaglio privo di ogni traccia di sigillo.
Ma chi ha manomesso allora i sigilli degli effetti personali di Ilaria? E che cosa contenevano quei taccuini mancanti? Perché non furono svolte adeguate indagini da parte della polizia somala? La polizia somala ha una tradizione di capacità professionale che nessuno smentisce e tutti sono concordi nel ritenere che se avesse fatto delle indagini serie sarebbe arrivata alla conoscenza del fatto. Ci siamo addolorati veramente quando abbiamo sentito la sua morte. Non abbiamo saputo niente fino ad ora perché io non lo vedo e non possiamo neanche immaginare perché non era nella politica, o non lo sappiamo veramente, sappiamo soltanto che è stata seguita da quarto chilometro. È stato qui all'hotel Aman, questo è quello che sappiamo. Noi non abbiamo avuto la possibilità di indagare perché il corpo hanno preso via, noi non possiamo passare al di là della Green Line, non possiamo passare perché questa indagine si deve cominciare dall'albergo dove si deve cominciare. Se qualcuno è seguito, per esempio, dall'albergo. Di questo duplice assassinio si occuperà non solo la polizia somala, ma anche moltissime procure italiane, da Roma a Latina, da Torre Annunziata a Asti e poi ancora quella di Brescia, di Milano, di Udine, di La Spezia. In queste inchieste si parla, tra l'altro, di traffico d'armi, di rifiuti tossici. La morte di Ilaria Alpi e Milan Rovatin, insomma, è qualcosa di molto più grosso, molto più complesso di un omicidio casuale in una zona di guerra. E infatti di questo delitto si occupa anche alla fine degli anni 90 la Commissione d'inchiesta sulla cooperazione e lo sviluppo, di cui ha fatto parte Mariangela Grittagainer. Andai dal capo della Procura di Roma perché i documenti di cui venni in possesso li ritenevo non soltanto molto importanti, ma anche inquietanti sotto certi aspetti. E andai dal capo della Procura di Roma anche perché il magistrato che precedentemente aveva l'inchiesta mi sembrava avesse fatto molto poco nei quasi 2 anni che erano trascorsi. Io sono stato nello Yemen, ho compiuto degli atti di indagine lì e dopo questi atti di indagine io non posso escludere l'ipotesi che i 2 giornalisti siano stati uccisi perché erano venuti a conoscenza di qualcosa, traffico d'armi, di cui non dovevano venire a conoscenza e che non dovevano portare a conoscenza di altri. Io penso che ci siano anche stati degli interessi a coprire la verità, cioè una sorta di strumentalizzazione che viene fatta. Credo che ci siano dei soggetti che hanno interesse a depistare e affermo questo anche sulla base delle dichiarazioni che mi sono state rese da 2 cittadini somali, i quali mi hanno chiesto di poter venire in Italia dal Kenya dove si trovavano dicendo che avevano delle dichiarazioni estremamente importanti da fare con riferimento all'omicidio dei 2 giornalisti. Era una coppia di coniugi, 2 cittadini somali, i quali chiaramente riferivano circostanze e fatti non veri. E soprattutto l'uomo, lui ha reso delle dichiarazioni in contrasto con quanto risultava dalle registrazioni audiovisive che sono state effettuate nella immediatezza dell'omicidio. Qual era il vero scopo di questa coppia che il magistrato ha subito rimandato in Somalia? Quest'uomo si è presentato a noi a Nairobi. Affermava di essere l'autista di Ilaria al momento dell'agguato. Io credevo che anche l'aria è viva, che io solo ho avuto questo incidente.
perché era fronti, eh? Perché era fronti, ha avuto questo incidente. Invece lei è stata colpita da pallottola. E mi ricordo le sue parole ultime, mi ricordo solo. E Billy, Billy, aiutami, 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 Ali, aiutami, 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 diceva. E Miran? Chi? E Miran era il cameraman. Ah, sì, il cameraman, tu stai parlando. Miran Croati. Sì, lui non è successo niente, come credo, perché io sentivo soltanto l'aria, perché era la mia destra. E tu pensavi che a lui non era successo niente? Io pensavo, sì, così, perché non sentivo dalle sue parole, non sentivo niente, perché c'era tutto sconvolto, tutti terrorizzati. E sentivo solo, perché era vicino a me l'aria, mi diceva aiutami, 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 Ali, aiutami, aiutami, aiutami. E dopo io mi sono svanuta. Ma il suo racconto dell'agguato, benché sicuro e commosso, è farcito di clamorosi errori. Sbaglia la posizione dei passeggeri, ignora che sia Miran Rovatin. Chi è quest'uomo? Quale verità vuole tenere nascosta? Quale verità vorrebbe accreditare? Tutte le persone e tutte le organizzazioni che hanno interesse che non si scopra la verità su questo duplice delitto, che probabilmente sono parecchie e sono persone potenti dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, non lo so, ma certamente tutti quelli che non vogliono che si arrivi alla verità. Colonnello, lei mi ha promesso che si impegnerà di Ilaria Alpin e Miran Croatin. E questo è un impegno che lei prende davanti a milioni di persone che vedono la televisione. Sarà così? Sì, ma questo è anche il mio compito, perché è un fatto che è successo qui e devo trovarlo io, che erano dietro di questi dell'uccisione dell'aria. Tutti qui si sa, solo che attualmente la situazione è che si trova, è difficile arrivare agli autori di questi crimini. Lei dice i mandanti, gli autori lo sapete tutti, sì, chi è? Sì, sì, gli autori anche se al mandante, tutto quello è difficile per il momento, perché non si può proseguire per l'indagine. Ma il nome degli assassini ce l'avete? Questo sì, l'indagine, perché anche è aperta e ancora non è stato archiviato, perché l'indagine ancora prosegue. Però il nome degli assassini ce l'avete? Ma ce l'abbiamo. Presidente, signor della Corte, è un numero, è un identikit che la banda di Gelle hanno venduto. La seconda Corte di Assise di Roma assolve Hashi Omar Hassan dal reato al capo A per non aver commesso il fatto. Chiediamo aiuto all'opinione pubblica, l'opinione pubblica la siamo sempre avuta, solo che adesso ne abbiamo ancora più bisogno, perché a distanza di 6 anni non si è raggiunta nessuna verità. Credo che sia da rifondare questa inchiesta sbagliata come impianto e attraversata da inquietanti vicende anche interne alla Procura di Roma, che sulle quali la Commissione deve fare chiarezza. La Commissione è chiamata a cercare di dare un contributo a nuovi inquirenti, ma anche a capire per quale ragione non abbiano funzionato le istituzioni. Se la polizia somala non è riuscita a fare nessun passo avanti nelle indagini in Italia, la giustizia, lo abbiamo visto, condanna all'ergastolo almeno uno degli autori materiali dell'omicidio di Ilaria e Miran. Eppure la verità è ancora molto,
molto lontana. Infatti la commissione parlamentare d'inchiesta presieduta da Carlo Taormina arriva a conclusioni completamente diverse da quelle finora raggiunte dalla magistratura. Onorevole Taormina, la commissione parlamentare da lei presieduta ha portato a termine i suoi lavori. Quale verità sono emerse? Chi ha ucciso Ilaria Albi e Mira Rovatin e perché? Dal punto di vista dell'esecuzione materiale del duplice omicidio, noi lo abbiamo potuto accertare soltanto parzialmente, anche se con rilevazioni piuttosto interessanti. Perché abbiamo a disposizione, lo abbiamo messo a disposizione dell'autorità giudiziaria, un testimone sottoposto al programma di protezione, il quale ci ha dato la indicazione di coloro che appartenevano al comando. Non si trattò di una esecuzione, si trattò di un agguato diretto a sequestrare i due giornalisti, un agguato conclusosi malamente perché un uomo della scorta di Ilaria sparò per primo e i banditi risposero al fuoco. Certo, è abbastanza chiaro che Ascio Marassan, il ragazzo che oggi è in carcere in esecuzione di una sentenza di condanna definitiva come uccisore di Ilaria Albi, è molto probabile che sia innocente. La vittima sacrificale iniziale è stato proprio Milan Rovatin. Fu lui che, abbassandosi verso il parabrezza per essere stato colpito a morte immediatamente, fulminato, rese libero la zona dell'auto verso il suo sedile. Ilaria Albi era accovacciata sotto il sedile e fu la casualità drammatica che portò un proiettile attraversare lo schienale e a raggiungere la testa di Ilaria Albi. Ma chi sono i mandanti? Tutti sanno che abbiamo cercato e non abbiamo trovato nulla che possa far pensare a consapevolezze maturate in quei giorni da Ilaria Albi e Mira Rovatin in Somalia. Mancando una causale, ovviamente è inutile discutere di mandanti. Taormina non trova i mandanti perché dice che non ci sono. Trova gli assassini, i nomi degli assassini, individua il movente, dice che Ascio Marassan è innocente, bisogna rifare il processo, praticamente ha fatto il filotto, ha risolto tutti i problemi che in questi più di 12 anni sono stati affrontati. E sostenere che non ci fosse una volontà omicidiaria è veramente paradossale. Prima di tutto, per quale ragione? Gli unici due uccisi sono i due italiani, i giornalisti. I due che rimangono in vita sono i due somali, ma tutti possono capire che se si voleva fare un rapimento, le prime cose da fare era neutralizzare i due che avevano le armi. E poi la conclusione di un omicidio, quando si vuole rapire, è in sé contraddittorio, ovviamente, perché siccome si vogliono ricavare dei denari dal rapimento, uccidendoli non si ricava un bel nulla. Quindi ci sono molte cose che non quadrano nel ragionamento di Taormina e ci sono anche molti suoi comportamenti, a mio parere, piuttosto sospetti, tesi a selezionare le informazioni, selezionare i dati in nostro possesso per in un qualche modo sostenere questa tesi preordinata. Dunque, anche all'interno della commissione parlamentare si sono verificate polemiche e spaccature. Da una parte la relazione di maggioranza che sostiene che Ilaria Albi fu uccisa per errore durante un tentativo di rapimento, dall'altra la relazione di minoranza che rifiuta questa tesi e contesta le conclusioni di Taormina. E allora torniamo a quel giorno a Mogadiscio. Tra i tanti misteri che circondano questo duplice omicidio ce n'è almeno uno che riguarda i soccorsi. È il nostro contingente militare in Somalia. Perché? Perché i nostri soldati non accorsero subito sul luogo della tragedia? Nessun italiano, diplomatico, militare o esponente del governo italiano fu presente, andò sul luogo dell'assassinio. L'unico italiano presente fu marocchino e i due giornalisti, Simoni e Porzi. Qui di polizia di fianco a me è arrivato solo uno che passava per caso. Tra l'altro abbiamo sentito anche il colonnello Vezzalini, che era il colonnello di UNOSOM, che era
lì a 150 metri dal luogo dell'agguato, il quale ci disse che mandare fuori una pattuglia voleva dire mettere a rischio le persone. Questo ci ha detto. È vero che alcuni militari italiani che erano inseriti in UNASOM effettivamente non svolsero un ruolo attivo, o meglio lo fecero svolgere ad altri invece di svolgerlo loro personalmente. Ma è vero invece che l'indagine è stata effettuata da UNOSOM in altre sue articolazioni. Perché lei sostiene che i carabinieri hanno recuperato i corpi ben sapendo che ciò non è la verità? I carabinieri sono andati a recuperare i corpi, se no non si capisce che cosa sarebbero andati a fare. Una volta arrivati, hanno trovato il marocchino che un minuto prima si era mosso per portare i corpi al Porto Vecchio, si sono diretti dietro la macchina del marocchino, ne hanno facilitato l'ingresso al Porto Vecchio e, insieme ai due giornalisti, hanno provveduto a caricare i corpi sull'elicottero. Proprio in quei giorni, che erano giorni difficili perché erano quelli del rientro del nostro contingente dalla Somalia, c'era un movimento molto strano, in particolare su due navi, la nave San Giorgio e la nave Garibaldi, per presunte, io le chiamo così, gare di pesca. Trovo poco credibile che il giorno in cui il nostro contingente deve partire dalla Somalia si organizzino delle gare di pesca. Uno. Trovo peraltro strano che per organizzare queste gare di pesca arrivano su nave militare delle persone, c'è uno spostamento, diciamo, arrivano elicotteri, partono, quando, tra l'altro, queste gare di pesca avvengono in un orario contiguo all'assassinio di Ilaria e di Miran. E praticamente il generale Fiore sostenne che non era stato possibile mandare nessuno a soccorrere, andare a vedere che cosa era accaduto. Quindi è abbastanza strano che nelle stesse ore ci siano invece movimenti per organizzare la gara di pesca. Se quello di Ilaria Alpi è stato un vero e proprio omicidio mirato, cioè una vera e propria esecuzione, allora vuol dire che c'è un movente. È un movente, forse può essere nelle inchieste che Ilaria Alpi stava conducendo in Somalia. Ma Carlo Taormina, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Alpi, non la pensa così. Onorevole Taormina, c'è chi sostiene che Ilaria stesse indagando su qualcosa di inquietante e pericoloso. In questa vicenda, per quello che riguarda accertamenti che abbiamo potuto fare con assoluta, con cronometrica precisione, tra l'altro le vorrei dire che questa precisione ci è stata determinata dal reperimento di atti nei cassetti della RAI che noi non conoscevamo e che ci hanno consentito di ricostruire giorno per giorno quello che hanno fatto Ilaria Alpi e Miran Hrovatin. Ilaria Alpi è arrivata a Mogadiscio per seguire il contingente italiano, ma non ha seguito il contingente italiano. Ilaria Alpi se n'è partita insieme a Miran Hrovatin alla volta di Bosaso. Ma non può essere che Ilaria stesse seguendo una sua pista, una sua intuizione? Sì, ma io tutto può essere il motivo, anche diciamo così il sole che ride, voglio dire. Ma il problema è che bisogna stabilire se ci sono degli elementi. Gli elementi di consapevolezza non ci sono stati, non ci potevano essere e non ci potevano essere perché Ilaria Alpi stava a Bosaso. Ilaria e Miran, arrivati a Mogadiscio il 12 marzo, ripartono 4 giorni dopo per Bosaso, 1200 km a nord del paese. A Bosaso Ilaria intervista Abdullah Bokar, ex magistrato iscritto nel registro degli indagati nell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi, poi prosciolto da ogni accusa. Con il sultano, Ilaria parla soprattutto di una società, proprietaria di una flotta di pescherecci donata dalla cooperazione italiana. La società è sospettata di svolgere un ruolo anche nel traffico clandestino di armi. Il porto di Bosaso è il centro più importante delle regioni nord-orientali della Somalia. Qui approdano le navi in arrivo dalla penisola arabica. Parlano di questo scandalo, di questo proprietario somalo con passaporto italiano, si chiama Mugne, che avrebbe preso queste navi che erano di proprietà dello Stato e le avrebbe usate a suo uso privato. Lui? Lui. Lui solo.
lui con altre persone. Io le chiedo di spiegarmi che cosa è successo. Beh, durante il collasso lui era a capo di questa flotta, una internazionale che si chiama Shifco. Ed era una proprietà praticamente del Seaborn. E lui gli faceva l'amministratore. E quando è venuto il collasso, si è preso le navi, ha fatto scendere tutti gli equipaggi somali in Tanzania, Dar es Salaam, e se l'è squagliato con le navi in Italia. Parte di questa proprietà apparteneva ad una società italiana. E la società in collisione con Muia, perché Muia non era niente e non è niente tuttora. È la società che manovra. Sai il nome della società? No. Il nome? E la conosce? Io no. Comunque la trovi. Deve guadagnartele bene lei. Non posso. E sai, queste società hanno dovunque hanno dei lacchè. E dov'è la nave? Non la possiamo vedere? Come potete vedere? Perché lei viene dal sismo, perché deve vedere? Prendi informazione e basta. Venivano da Roma, dalla Brescia, da Torino, tutto, dal Regno Sabaudo a maggioranza. Secondo lei come mai l'attenzione internazionale si è concentrata su Mogadiscio e ha un po' dimenticato il resto della Somalia, soprattutto queste regioni? Perché la mass media mondiale ha bisogno delle cose brutali. E Mogadiscio succedono le cose brutali. Qual è il suo giudizio complessivo sulla mala cooperazione in Africa? E se le risulta che ci fosse in Somalia anche un traffico di armi? Sul traffico di armi non c'era niente da scoprire, perché lo facevamo tutti il traffico di armi, in maniera assolutamente libera, sia per armi che provenivano dall'estero, sia per armi che Siad Barre aveva in grandissima quantità, perché date anche dallo Stato italiano in perfetta legalità, e che costituivano il bottino sistematico dei signori della guerra che si contrastavano gli uni con gli altri. La mala cooperazione c'è sicuramente stata, fino a quando c'è stato Siad Barre, perché poi dopo non c'è stato più niente praticamente. È inutile che Taormina dica che il traffico di armi era sotto la luce del sole, appunto, ma chi faceva il traffico sia di rifiuti o di armi, per non parlare della mala cooperazione che è una cosa accertata, certamente lo facevi in un contesto dove non c'erano più regole, non c'era più Stato, quindi diciamo paradossalmente nulla era illecito, tutto era illecito, ma se vi era qualcuno che faceva traffico di armi da altri paesi, per esempio dall'Italia, facendo passare le armi, non so, dei paesi dell'est dall'Italia, questo comunque sarebbe stato un illecito. Susanna Di Bosaso è l'ultima persona intervistata, non ultima in senso cronologico, ma sicuramente l'intervista più importante dell'ultimo viaggio di Ilaria Alpi. E apprendiamo cose che sono rivoluzionarie riguardo a questo caso, che non avevamo mai saputo prima. Veniamo a sapere che l'intervista è durata 3 ore, 2 ore e mezzo, 3. E quindi, se è vero, ma pare che sia vero, perlomeno il Bogor questo ricorda, vuol dire che delle cassette sono state sottratte. Veniamo a sapere che Ilaria Alpi gli ha chiesto insistentemente di traffico d'armi e di traffico di rifiuti, essendo a conoscenza di molti elementi. Veniamo a sapere che ha chiesto di salire sulla nave e ha insistito su quale fosse veramente il carico della nave. Queste sono 3 cose che addirittura in una certa fase storica di questi 12 anni il sultano di Bosaso aveva anche negato. Lei aveva timore a rispondere a delle domande sulla proprietà di queste navi. Perché aveva timore? Perché so che queste società, che in genere operano sui traffici, cioè sulla pesca, in genere non svolgono solo l'attività di pesca, ma svolgono anche altre attività collaterali. Sultano di Bosaso, l'abbiamo sentito qua per l'ennesima volta in questa vicenda, sottoposto ad un fuoco di fila di domande, ha dato una chiarificazione totale sulla assoluta impossibilità che in quella sede si fosse dato spunto a consapevolezze di alcun genere. Ci ha detto: se avessero saputo qualcosa a Bosaso, stia tranquillo che non sarebbero usciti da Bosaso. Taormina, diciamo, si è dimostrato molto ondivago da questo punto
di vista. Il Bosaso è importantissimo, un crocevia del fondamentalismo islamico, allora nascente, una realtà geopolitica ed economica importantissima. Poi, alla fine, per avvalorare diciamo la sua verità, Bosaso è quasi sparito completamente dal suo scenario, dallo scenario della relazione di maggioranza. Mezze ammissioni, mezze verità, testimonianze molteplici che si contraddicono l'una con l'altra. Qual è la verità del sultano di Bosaso? E perché Ilaria non voleva tornare a casa dopo il ritiro dei nostri soldati? Che cosa aveva scoperto sul traffico di armi e di scorie tossiche? Sul taccuino che è stato trovato nel cassetto della scrivania di Ilaria a Saxarubra ci sono accenni vari sui traffici d'armi e di rifiuti tossici. È evidente che Ilaria Alpi sta lavorando su questo. Queste sono innumerevoli serie ricostruzioni fantastiche nelle quali per 12 anni si è esercitato quello che io ho chiamato il centro giornalistico di depistaggio per cercare di costruire nell'area Alpi qualcosa che non è esistito. Sul taccuino, l'unico che finora è stato trovato, di cui si è abbondantemente parlato, perché è stato trovato perché era nel suo cassetto della sua scrivania a Saxarubra, ci sono delle indicazioni su Mugne, sulla Scifco, sui soldi della cooperazione, e c'è un accenno alla strada Garoe-Bosaso. Ora, su questa strada Garoe-Bosaso, di questa strada si è spesso sospettato, sia per i miliardi che è costata alla cooperazione italiana, sia perché è sospettata di essere servita anche per sotterrare rifiuti tossici, tossiconocivi, addirittura qualcuno ha parlato anche di nucleare, nei cantieri aperti per costruirla, nei pozzi aperti per costruirla. C'è Faduma Mohamed Mahmoud, figlia del sindaco, che appunto durante addirittura il processo ad Hashim Rassal parla di un interesse di Ilaria per il traffico dei rifiuti. C'è il colonnello Carlini, che era un ufficiale dell'esercito italiano, addirittura a capo del nucleo che si trovava all'ambasciata italiana, che racconta di un suo incontro con Ilaria, nel quale Ilaria gli chiede: ma tu hai mai sentito parlare di traffici di rifiuti? Sono diverse le testimonianze e anche le più varie, cioè si va da ufficiali di carabinieri, ufficiali dell'esercito italiano, a trafficanti, a gente ancora attiva nel campo dello smaltimento di rifiuti tossiconocivi, ovvero a servizi esteri, perché poi queste transazioni, questi traffici vedono spesso porti di partenza, società, banche, come nomi ricorrenti, e quindi trovi magari appunti inglesi che ti confermano appunti monegaschi, che ti confermano appunti svizzeri, che ti rimandano indagini italiane. È successo. Nei rapporti UNEP, Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa delle questioni ambientali, del 98 e del 99, si parla di malattie in Somalia legate a sostanze tossiche. Le risulta? A noi non risulta. Già gli organismi internazionali, l'ONU in particolare, l'UNEP, l'agenzia che si batte per la protezione dell'ambiente, aveva già ricevuto denunce anche circostanziate su come il Corno d'Africa, Etiopia, Eritrea, ma soprattutto la Somalia, fosse stata trasformata in grande immondizzaio, insomma in grande discarica dai paesi, non solo l'Italia, ma Francia e quant'altro, area OCSE, area paesi sviluppati. Noi ci attiviamo, sollecitati da una serie di amici, di fonti amiche, medici segnatamente, che raccontano come in Somalia in quel momento, 1998, si registrassero patologie del tutto incompatibili con l'Africa, non ebola, non febbre gialla, non malaria, ma ulcerazioni, sanguinamenti, cancri, malformazioni fetali e neonatali, quindi più compatibili con inquinamento chimico o inquinamento nucleare. Nel 2003, su segnalazione del sito internet del premio Ilaria Alpi, riceve la lettera di un ingegnere, l'ingegner Brofferio, che era stato a capo dei lavori di uno dei tronconi della Garoe-Bosaso, che era divisa in due tronconi, e che raccontava al premio Ilaria Alpi un fatto significativo, e cioè un loro collaboratore, un imprenditore italiano di cui si era abbondantemente parlato anche in Italia in questi anni, cioè Giancarlo Marocchino, secondo la testimonianza dell'ingegner Brofferio, che noi ci affrettammo ad andare a cercare dopo che lui aveva dato questa segnalazione che ci sembrava importante,
e che curava per gli italiani il trasporto dei materiali, aveva avvicinato appunto l'ingegner Boffaerio chiedendogli se era disposto a far seppellire dei container nelle cave che venivano man mano aperte per prendere il materiale di risulta, purché non venissero aperti questi container, che era un'ulteriore traccia, se vogliamo, da seguire e da capire meglio su che cosa effettivamente era successo in quel pezzo di Somalia. Chi è Giancarlo Marocchino? Giancarlo Marocchino è colui che ha avvertito 3 giorni prima che venissero uccisi i 2 giornalisti italiani, tutti gli altri giornalisti, non lo potete dire a Ilaria Appia e a Miran Hrovatin perché stavano a Bosaso, che si allontanassero perché era in preparazione un attentato contro giornalisti italiani, anzi giornalisti occidentali. Ed era una notizia che era stata in precedenza già in qualche modo anticipata dal contingente italiano, che aveva raccolto tutti i giornalisti per dire: state attenti che la situazione è cambiata. Giancarlo Marecchino è colui che corre sul posto in cui fu uccisa Ilaria Appia e che la prende in braccio mentre sanguina per portarla sulla sua macchina alla volta di Porto Vecchio. Questo è Giancarlo Marocchino. Abbiamo verificato che anche lo stesso Marocchino si è occupato di armi, si è occupato di rifiuti e si è occupato, ci ha detto che aveva dei documenti importantissimi sulla cooperazione, poi non ce li ha forniti. Sicuramente era un informatore dei servizi, oltre che dell'esercito. Non è che noi vogliamo, rendere, criminalizzare, demonizzare Marocchino, ma neanche questa riabilitazione, farne un santo, come ha fatto Taormina, come ha fatto la maggioranza. A proposito di rifiuti tossici e o radioattivi, le posso dire che sono stati ricercati in generale in tutta la Somalia, soprattutto nella strada Garoe-Bosaso, che è stata sempre indicata come quella costruita previo interramento di bidoni di rifiuti tossici e o radioattivi. Fino al 2005 è stato fatto accertamento attraverso delle tecniche che avrebbero consentito di individuare la presenza di rifiuti di questo genere, e i risultati sono stati assolutamente negativi. Cito per tutti il dottor Scalettari, giornalista di Famiglia Cristiana, che è dovuto venire in commissione a confessare che non aveva trovato niente, e sfido ancora il dottor Scalettari a dire che ha detto cose diverse. Abbiamo trovato delle testimonianze, tra le altre cose, ma di rilevanti, diciamo, delle testimonianze di 2 autisti che indicano di aver portato materiale tossico nocivo vicino alla strada Garoe-Bosaso, esattamente a 140 km da Bosaso. E il sito, uno dei 2 siti da loro indicati, ha avuto un riscontro, diciamo, effettuato con questo strumento che si chiama magnetometro, che misura l'alterazione magnetica dovuta a metallo presente. E loro hanno descritto questo materiale come latte di metallo contenenti vernici scadute, quindi tossico-nocive, e in quel punto lo strumento ha dato riscontro che effettivamente c'è del metallo. È il gretto di un wadi, di un torrente somalo, quindi dove la presenza antropica, diciamo, di costruzioni, di presenza umana non ce n'è, e quindi diciamo che basterebbe scavare e verificare se scavando ci sono le latte. Se ci sono le latte, e secondo gli autisti ci sono, e il punto indicato da loro effettivamente ha dato questo riscontro, allora si deve aprire un capitolo, perché gli autisti erano dipendenti di un consorzio che stava costruendo la strada e hanno preso queste latte dal molo dove prendevano il materiale di costruzione della strada, giunto insieme al materiale di costruzione della strada. Quindi francamente, su che cosa, a che cosa si riferisca il presidente Taormina, non riesco nemmeno a immaginarlo, perché questo è quello che io ho riferito. Se la sua domanda era se c'era un collegamento diretto, causale, nesso causale, causa-effetto, che noi, di cui noi fossimo a conoscenza, fra questo episodio dei 2 autisti e l'omicidio Alpi Hrovatin, certo che no. Questa era una commissione che aveva lo scopo di mettere il timbro su 12 anni di giornalismo d'inchiesta non meritevole di questa qualificazione. Noi abbiamo dovuto sventare parecchi tentativi di depistaggio, da cui la commissione è stata fatta segno, e per quanto riguarda questi 2 giornalisti, ma non soltanto questi 2 giornalisti, è stato necessario proporre loro le dimissioni perché potesse non crearsi un'ulteriore situazione un pochino più difficile nei loro confronti. Oltre a Barbara Carazzolo e Luciano Scalettari,
Si è dimesso anche l'onorevole Mauro Bulgarelli. So, questa è una versione giornalistica che Mauro Bulgarelli ha fatto conoscere in continuazione di essersi autosospeso dalla commissione. A noi non risulta assolutamente essersi autosospeso e anzi le posso dire che ha presentato una relazione di minoranza nell'ambito della minoranza con cui ha dato un ulteriore contributo ai nostri lavori. Diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una decisione presa dall'ufficio di presidenza e quindi dal presidente, l'onorevole Carlo Taormina, di una perquisizione da effettuare presso l'abitazione e presso il luogo di lavoro di un giornalista che si chiama Maurizio Torrealta. Io ho ritenuto questa una vera e propria prevaricazione e l'andare oltre quelli che erano i compiti della Commissione, anche perché Maurizio Torrealta era stato abbondantemente audito dalla stessa Commissione e doveva essere riaudito per la seconda volta dopo alcuni giorni. Se il Presidente Taormina avesse avuto bisogno di qualche documento, io sono convinto che bastava chiederlo. Il Sultano di Bosaso, sentito da noi, ci ha detto che Maurizio Torrealta, il giornalista del TG3 che è stato magna pars in questa inchiesta, di aver ricevuto da Maurizio Torrealta la proposta di una ricompensa fantastica laddove avesse avuto l'ardire di accusare Omar Mugne, il proprietario delle navi Scifco, di essere il mandante dell'omicidio. Il Sultano di Bosaso, anche qui in commissione, ha detto: ho rifiutato, sdegnato, perché io sono un magistrato, questo magari significherebbe poco, e quindi come tale non avrei mai fatto una nefandezza di questo genere. Dunque, come dice Carlo Taormina, presidente della commissione d'inchiesta sulla morte di Ilaria Miran, il Sultano di Bosaso avrebbe dichiarato che il giornalista della RAI, Maurizio Torrealta, gli avrebbe offerto dei soldi per accusare il proprietario della Scifco di essere il mandante dei due omicidi. Noi ovviamente abbiamo sentito Torrealta che ci ha detto di non aver ancora preso visione del verbale dell'audizione del Sultano del Bosaso. Torrealta però ci ha anche detto che la stessa accusa gli era già stata rivolta da un marinaio da lui intervistato nel 1994 nel corso dell'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi. E questa persona di fronte al magistrato ha detto: no, in effetti avevo visto congiungere l'indice e il pollice del giornalista Torrealta e questo segno mi aveva fatto pensare che forse avrei potuto avere dei soldi. Io ho quantificato questa cifra in 30 milioni e è stato condannato per diffamazione. E così chiunque dirà frasi di questo genere o farà insinuazioni di questo genere dovrà affrontare un processo, perché io non ho preso per il mio lavoro, non ho offerto, tantomeno ho preso dei soldi, ma tantomeno ho offerto, perché la RAI, io sono un giornalista della RAI, non offre mai soldi per le interviste che fa, né le ho mai offerte io, e se c'è qualcuno che cerca di delegittimare il mio lavoro facendo affermazioni di questo genere dovrà poi rispondere in tribunale, come ha risposto questo marinaio che è stato condannato per diffamazione. Mistificatori e depistatori per Taormina sono naturalmente non solo i giornalisti ma anche i magistrati e i poliziotti che hanno messo in luce varie ragioni per ritenere che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin siano stati uccisi per impedire loro di continuare a svolgere l'attività di indagine giornalistica che stavano conducendo su fatti molto gravi come i traffici di armi e di rifiuti tossici e la pessima gestione degli aiuti italiani alla Somalia, la cosiddetta mala cooperazione. Lei crede, professore, che sia accettabile per le famiglie, per i colleghi, per parte dell'opinione pubblica, una verità che lascia tanto dolore? Resta grande uguale Ilaria Alpi, sia che si voglia continuare, vivendo nella mistificazione, a farsi strumentalizzare dal centro giornalistico di depistaggio e quindi a, come dire, a mettere sull'altare questo tipo di sacrificio che non ha nessuna attinenza con la realtà e che vorrebbe Ilaria Alpi uccisa per aver conosciuto qualcosa di inconfessabile, sia che si acceda alla nostra ricostruzione. Noi non possiamo
inventarci delle tesi, delle verità. Non l'avevamo all'inizio, non l'avevamo alla fine, per noi il caso rimane aperto. Dunque polemiche, verità incomplete, tensioni, scontri anche politici. Per l'una e per l'altra parte, tuttavia, una sola cosa è certa. Il duplice omicidio avvenuto a Mogadiscio il 20 marzo del 1994 è un intrigo internazionale ancora aperto. E allora per loro, per i familiari di Ilaria e di Miran, non resta ancora una volta che attendere la verità e non abbandonare mai la battaglia per avere tutte le risposte che ancora mancano. Molte volte ci è stato chiesto che speranze avete. È una domanda che noi ci poniamo. Noi dobbiamo continuare a lottare. Perché lo dobbiamo a nostra figlia, lo dobbiamo a Miran Hrovatin. È un dovere, secondo noi è un dovere. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ti ruberò anche all'eternità. Che bella sei, così precisa dentro ai sogni miei. Che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Il vento ti parlerà di quest'uomo.